Uomini e donne, Ida, ancora interessata a Riccardo. A Uomini e donne, Ida Platano ha spiazzato tutti, confessando di avere ancora un forte interesse per Riccardo Guarnieri. La reazione del cavaliere ha sorpreso tutti. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e donne. Poche ore fa si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne, incentrata su Ida e Riccardo. Proprio così, visto che, come rivelano le anticipazioni, per gran parte del tempo si è parlato di loro. In particolare si è cercato di fare chiarezza su cosa ci sia realmente tra loro, ora che si sono ritrovati. Semplice amicizia? O qualcosa di più? In questa registrazione è saltato fuori qualcosa di interessante. In buona sostanza, la nostra Tina Cipollari aveva ragione nel sostenere che Ida fosse ancora innamorata di Riccardo. La dama finalmente ha ammesso che qualcosa ancora c'è con l'ex fidanzato. Non è una semplice amicizia. Almeno da parte sua. Quindi, nelle puntate precedenti, ha sempre mentito, visto che aveva sostenuto a gran voce che la storia con il suo ex era finita e che era ormai un capitolo chiuso. E è anche vero che gran parte del pubblico non aveva mai creduto a questa versione, visto che era palese che la donna nutrisse ancora interesse per Riccardo. Tutti hanno notato il cambiamento di umore di Ida da quando il cavaliere ha fatto il suo ritorno in studio. E Riccardo, cosa ne pensa di questa storia? Ebbene, il cavaliere pugliese, a differenza di Ida, non sembra voler riprendere un legame sentimentale con lei. Secondo quanto ha ribadito lui in puntata, tra loro c'è solo una bella amicizia. Punto. Sarà davvero così? Chissà. Nel frattempo lui continua a volgere il suo sguardo verso altre dame. Ha avuto un nuovo confronto con Gloria, ma la dama pare non volerne più sapere di lui. Gloria, infatti, sta uscendo con un altro cavaliere, di cui le anticipazioni non riportano il nome. Pare che tra lei e questo nuovo cavaliere ci sia già stato un bacio. Riccardo se ne dovrà fare una ragione. In quest'ultima registrazione, come accennato, si è dato ampio spazio a Riccardo e Ida. Non si è parlato per nulla dei tronisti, che non sono nemmeno entrati in studio. Tornando al trono Over invece, Alessandro Vicinanza si è ritrovato al centro dello studio con Melissa. Lui avrebbe continuato la conoscenza, lei invece no, visto che ha dichiarato di essere interessata ad un altro cavaliere. Bruno invece ha conosciuto la signora che lo aveva contattato fuori dagli studi televisivi. Questa signora è giunta in studio, ma per il signor Bruno è arrivata pure un'altra dama. Anche per il novantenne Alessandro è arrivata una signora, che ha chiamato la redazione per poterlo conoscere. Si tratta di Concetta. Alessandro però non l'ha tenuta. Pare che il cavaliere sia interessato ad un'altra dama. Le anticipazioni su questa registrazione finiscono qui. Evidentemente non si è avuto il tempo di parlare di altre protagonisti, visto che Ida e Riccardo hanno monopolizzato gran parte della puntata. Attendiamo quindi la prossima registrazione dove, molto probabilmente, verrà dato più spazio ai due tronisti. Da segnalare che non sono giunte novità riguardo a Gemma Galgani. Come starà procedendo con Giacomo? Secondo voi, viene dato troppo spazio a Ida e Riccardo? Credete a Riccardo quando dice che c'è solo amicizia con Ida? Alla fine i due ci riproveranno? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.